Ciao ragazzi, cari, io sono Ginz, questo è il spegnere lotte wifi di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Dopo una settimana di vacanza sono tornato, ragazzi, con le lotte. L'ultima volta siamo lasciati in Battle Spot Doubles. Questa volta invece siamo tornati con l'Overused contro l'Osco, che mi ha contattato su Facebook tramite messaggio privato alla pagina Facebook. Vi ricordo, trovate il link in descrizione, trovate anche il link alla pagina degli Wild Hunters, il gruppo, il team competitivo in cui sto, e al gruppo Facebook della Nesos League, dove sono admin. Mi ha contattato per una lotta in Overused che non toccavo da un pochino. Infatti, se vedete, sto usando sempre il solito team, cosa dell'ultima volta, che sinceramente l'ho usato un pochino su Showdown e su DS e non mi piace tantissimo, perché levati Escadrill, Tyranitar e Charizard, quando riesce a stappare, gli altri non fanno danni e sono lì a non fare praticamente niente, a stallare in malo modo, perché non riesco. Io non sono uno che gioca troppo stalloso, infatti non riesco bene. Comunque il mio team è questo qui, con Steela, Excadrill, Charizard, che è una sorpresa, però non sono riuscito a farla vedere in video, ma ve la dirò dopo. Toxapex, Clefable e Tyranitar, mentre il nostro avversario ci porta Landorus, che dovevo scoutare se fosse stato Bulky, Stealth Rocker, anche se probabilmente le Stealth Rock ce l'aveva Mew, oppure Scarf, oppure Z Volante barra Z Roccia con Swordance, quindi dovevo scoutarlo. Starmie, Mega Pinsir, Zapdos, Marowak Alola e il già citato Mew. Detto questo, iniziamo subito con la lotta. Parte la sfida di Losco allenatore. Tra l'altro, se vedete, ho cambiato i vestiti perché non mi piacevano più quelli che avevo addosso. Ditemi se vi piacciono questi qua oppure volete che indossi qualcosa di particolare, perché sinceramente non trovavo robe decenti nel market. Comunque, io mi aspettavo una lead di Landorus, perché contro il mio team ho detto, vedendo il mio team, io leaderei Landorus, perché da noi è un pochino a tutti e l'unico che può fermarlo è Celestila. Infatti lido con Steela, lui va a fare U-turn. Io qua ho fatto Flamethrower, perché nel caso fosse stato il set Swordance, lui poteva settare una Swordance gratis e io volevo provare a burnarlo. Avevo il 10%, forse era meglio comunque mettere i semi, ma dovevo scoutare, diciamo. Non l'ho giocata proprio bene questa lotta, già ve lo dico da adesso. Comunque, è entrato Marowak Alola, che non si prende assolutamente niente dal lanciafiamme di Steela. Ritiro Steela giustamente e mando Green Giant, ovvero Tyranitar, che sarebbe preso sia la Flare Blitz sia lo Shadowbone, perché potevo anche switchare su Toxapex, ma Toxapex non si prendeva benissimo l'osso tetro, mentre con Tyranitar sì, e potevo dargli pressione. Qui la sabbia va a infliggere i danni ovviamente a Marowak, che no, mi rende Tyranitar con più difesa speciale. Qua volevo fare inseguimento, ma non l'ho fatto, e mannaggia a me, avrei dovuto farlo, perché quel Marowak si rivelerà un problemone. Invece vado a fare Sgranocchio, sinceramente non mi aspettavo lo Starmie, ma più, che ne so, un Landorus a intimidire, a reggere. Probabilmente si aspettava le Stealth Rock lui, per quello ha messo Starmie per poi fare Rapid Spin, o comunque l'ha mandato al sac. Ora entra Landorus, appunto, safe, senza prendere danni, che va a intimidire il mio Tyranitar, e io non posso lasciarcelo davanti a Landorus, perché mi prendevo terremoto in faccia e mi schiattava il Tyranitar. Quindi switch su Celestila, lui giustamente va a fare retromarcia, la predicta, e comunque poteva anche entrare con Zapdos, perché era l'unico che poteva prendersela bene adesso lo Sgranocchio. Con U-turn non mi avrebbe shottato, ma avrebbe fatto comunque tanto male a Tyranitar lo stesso. Ora è rientrato con Marowak Alola. Vabbè, qua ci sta la sabbia, ci stanno i leftovers, eccetera. E qua ho azzardato una predict. Ho azzardato che lui andasse per Bonmerang o Terremoto o Shadowbone, aspettandosi lo switch di Celestila come prima, quindi provo a mettergli i semi addosso e invece spara Flare Blitz diretto. Io qua ho fatto una cacata, non dovevo lasciar morire Celestila così, che era l'unico switch in safe sull'Andorus, ma vabbè, è andata. Ho provato a prendere la predict, tra l'altro c'ha testa dura questo Marowak, quindi non si prende nemmeno il recoil, e anche qui faccio un'altra cagata e entro con Charizard. Avevo lo switch in safe su Tyranitar, potevo fare inseguimento, invece ho deciso di mandare Charizard, che vedete a terremoto. Inizialmente in questo team era X del Charizard, ma dato che erano troppi attaccanti fisici ho deciso di metterlo speciale. Però poi mi sono ritrovato nel box che avevo un Charizard misto con Dragodanza, Terremoto, Fireblast e Solarbeam, però Y, giusto per avere Dragodanza per arrivare al +1 in speed e superare la gente, e avere Terremoto contro gli Itran, perché non avendo Focus Blast, Terremoto prende il KO, anche se Pokéfis. Infatti contro Marowak non l'ha preso, perché era un Charizard normale e non aveva tantissimi investimenti in attacco. Ho fatto una grande cavolata a non entrare con Tyranitar prima.
sinceramente non so per quale motivo non ci sono entrato, era la mossa più giusta entrarci. Vabbè, anche qui non vado a fare inseguimento aspettandomi un Landorus, dovevo danneggiarlo perché mi faceva troppo male al team, e vado a fargli pedrataglio. Qui provo ancora disperatamente un'altra predict, diciamo, ma aspettavo uno U-turn, ma adesso poteva spammare terremoto in tutta tranquillità, avevo poco e niente per fermarlo. Diciamo che ho dovuto saccare il mio Terenitar per mettere Escadrille e renderlo più veloce, ma comunque sono 5 turni di Sandun, già se n'è andato, si sta andando abbastanza facilmente. Qua mette a saccare Marowak, giustamente, perché non gli serve più a niente, comunque così si prende il free switch in su Zapdos barra Landorus per rintimidire e per riswitchare, mentre io sono costretto a rimanere con Escadrille in campo con questi 5 turni di Sand, perché il mio Terenitar e Bende non è con la Smoothrock. Magari devo cambiare un pochino il team, però non mi piace tantissimo. Sinceramente devo buildare qualcosa di nuovo oppure trovare roba nuova, perché ve l'ho già detto all'inizio del video, non mi sono trovato proprio bene bene bene. Quando entra la strategia è forte, appena trovi qualcosa che può fermarti, niente. Anche perché Escadrille e Terenitar poi diventano abbastanza inutili. Spirale perforante, qua vado a sparare contro Mew sperando nel KO che sapevo di non poter prendere, ma era la mossa più potente che potevo fare. Lui giustamente va a fare Will-O-Wisp. Adesso Escadrille è pure burnato, quindi i danni li farà domani. Quel Mew però è quasi morto. Vabbè, c'è Leftovers, ok. Prevedevo uno switch in adesso su Zapdos barra Landorus, quindi ve lo dico già da adesso. Non mi sono preso niente dal burn. Vabbè, vado a fare Frana, che comunque avrebbe ittato chiunque fosse entrato. Ma aspettavo Zapdos, che era lo switch in più serio, perché è immune alle mosse terra, resiste le mosse acciaio, quindi era lo switch in safe. E da burnato però gli faccio comunque male a Zapdos, eh, perché questo Zapdos ok che ha Leftovers, ma come vedremo penso sia un set non troppo bulky date le mosse che ha. Comunque qui diciamo che la partita era già compromessa. Lui aveva 3 Pokémon e mezzo, diciamo, perché Mew era un peso morto ormai, però comunque dava pressione con Will-O-Wisp eccetera. Io invece ero rimasto con Toxapex e Clefable, che i danni li fanno dopo domani. Non posso nemmeno stallare troppo bene con Toxapex, perché c'ha Zapdos e Mega Pinsir dietro, mi può setappare in faccia per ammazzarmi prima che gli faccia AIDS, cioè dovrei fare ogni turno AIDS e quindi non si conclude niente. Qua Zapdos va a fare fulmine su Clefable, che si prende tanti danni. Vado a fare forza lunare, volevo mettere le Steltrock, però ho detto vabbè, ci avrà defog, è inutile mettere le Steltrock adesso. Proviamo a fargli danni, magari switcha su coso lì, su Mew, per poi fare defog aspettandosi le rocce, perché probabilmente questo Zapdos non ha defog, o Mew non ce l'ha, uno dei due doveva avercela, l'altro no. Oppure tutte e due ce l'hanno, non si sa mai, si potrebbe anche giocare doppio defogger. Io ho solo Escadrille per levare le cose. Qua vi faccio una predict abbastanza banale sull'Invertivolt e rientro con Escadrille, ma comunque siamo punta a capo. Escadrille qui non fa i danni che avrebbe fatto da non burnato. Non fossi stato burnato la partita sarebbe, poteva pure finire diversamente, ma ero comunque più lento di Zapdos, che infatti mi trespola davanti, perde il tipo volante e quindi Frana non è manco più super efficace, non è stab, sono burnato e i danni sono miseri miseri miseri, come possiamo vedere. Tra un po' gli do vita con il Leftovers invece di levargliela, ma va bene. Va bene, il mio avversario si è giocata giustamente molto meglio di me, mentre io ho fatto, diciamo, delle misplay molto gravi. Infatti vi sto facendo vedere questo match giusto per farvi vedere che non sono fortissimo, soprattutto in overused me la cavo meglio in VGC in questo meta rispetto agli altri, e che non carico solo lotte dove vinco, ma anzi carico anche lotte dove perdo, riconosco i miei errori. E tra l'altro non è stata manco una partita axata, l'ho persa perché ho fatto delle giocate abbastanza discutibili, diciamo. Lui ha giocato ovviamente meglio di me. Vi ricordo, se volete sfidarmi in VGC, doubles, singolo, dove vi pare, potete contattarmi su Facebook o qua nei commenti, il codice amico lo trovate qua nella grafica. Con Toxapex qui era inutile fare recover, oppure potevo tentare lo scald aspettandomi lo switch, sperare nel burn. Potevo, ma cambiava poco lo stesso. Cioè avrei burnato Pinsir, ok, gli bastava fare due Swordens ed eravamo punto a capo, ma avrebbe sweepato comunque. Ecco qua Mega Pinsir. Io non dovevo assolutamente perdere Charizard e Terenitar, che erano troppo fondamentali per il mio team. Mega Terenitar levato... Mega Terenitar, ciao.
Tyranitar Band levato il tizietto lì, Landorus avrebbe fatto abbastanza male a tutti quanti con le sue stab e con Crunch inseguimento. Avessi fatto quell'inseguimento su Marowak, avevo ancora Celestila, potevo stallare un pochino Landorus, lo potevo portare in range, potevo mettere le rocce con Clefable, potevo fare un sacco di cose, ma ho tentato quella predict, non ho fatto l'inseguimento che avrei dovuto fare. Io ho sbagliato veramente tanto, non ci perdevo niente a farlo, non so perché non l'ho fatto, boh. Era tanto che non giocavo singolo. Qua Pinsir va a fare la Swordance, mi pare l'abbia già fatto, ha fatto terremoto su Toxapex, ora fa ritorno di qua, ritorno di là, terremoto di là, e la partita è abbastanza finita, mi faccio sweepare da questo Pinsir. Rimane il mio esco di scottato contro Pinsir, Zapdos e Landorus, e decido quindi di forfettare la partita perché non volevo continuare quella agonia. Detto questo, bella lotta Losco, grazie per la lotta. Se il video vi è piaciuto, mi piace, aumentate, iscrivetevi al Facebook, Instagram, Discord, Telegram, canzone di edizione. Passate al gruppo Facebook Brunasus League, dalla pagina Facebook degli Wild Hunters. Se volete sfidarmi, vi ricordo, scrivetemi in privato. E noi ci vediamo domani con un prossimo. Ciao ragazzi. Ciao, sono la voce parlante di quest'outro. Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale. Invece, se vuoi vedere i nostri video precedenti, clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra. E buona permanenza sul canale.